Buongiorno, 01 è in compagnia di Simone Armari, responsabile IT e servizi cloud di Deda Group, e di Alberto Damigella, buongiorno, Customer Technical Support Power System di IBM. Siamo qui per parlare di come la tecnologia Sapana può supportare il business nell'indirizzare i propri investimenti e in particolare per parlare dell'integrazione, della recente integrazione tra l'offerta Sapana e il mondo delle soluzioni infrastrutturali Power di IBM. E io inizio subito col fare una domanda a Alberto. Dunque, per molte aziende la sfida è diventata la necessità di riuscire a capire nel modo più concreto e preciso possibile qual è il sentiment dei consumatori, non solo qual è il loro sentiment attuale, ma cercare anche di intuire quelle che saranno, non intuire, anzi di prevedere quelle che saranno le loro necessità future. È chiaro che dotarsi di strumenti di analisi è diventato quindi indispensabile, estremamente importante per indirizzare il percorso di business. Allora, sul piano della tecnologia, tenendo come riferimento questo scenario, è recente l'integrazione dell'offerta appunto Sapana nel mondo delle soluzioni infrastrutturali Power. E che vantaggi offre in particolare questo binomio, ripeto, rispetto anche a questa trasformazione a cui ho accennato? Sì, certo, la recente introduzione dei sistemi della nostra piattaforma elaborativa, IBM Power 8, come piattaforma abilitata e certificata per Sapana, a nostro avviso, a nostro parere, offre una serie di vantaggi che sono legati alle caratteristiche della piattaforma stessa. E questa piattaforma è stata resa estremamente è stata migliorata dal punto di vista della capacità di trasferire dati tra RAM e processori proprio per soddisfare queste esigenze di accesso a masse di dati molto accresciute rispetto al passato, che sono generate dalla necessità o dalla volontà di tante aziende di avere accesso alle masse di dati che provengono dal mondo di internet, dove gli utenti esprimono, insieme a tante altre cose, anche pareri su servizi o su prodotti a cui hanno avuto accesso acquisendoli direttamente o indirettamente. E quindi per fare ciò occorre prendere, in carico dei volumi di dati impensati in passato con una velocità impensata rispetto a quello che avveniva nella generazione precedente delle applicazioni. E quindi anche i nostri server sono stati opportunamente potenziati. Queste bande sono state circa quadruplicate rispetto ai server Power 7, sono superiori decisamente anche a quanto riscontrabile nell'architettura concorrente in ambiente x86. E oltre a questo, Sapana ha un motore di elaborazione che è altamente parallelo e quindi trae beneficio in modo particolare dal meccanismo di esecuzione di job o di thread paralleli che il Power 8 è in grado di eseguire con un parallelismo 8x. E anche questo, paragonato all'X86, ci dà un vantaggio di 4 volte, visto che circa naturalmente, visto che in ambiente X86 questo moltiplicatore è 2 il più nella maggior parte dei casi. Anche dal punto di vista della sicurezza, i sistemi Power 8 sono a livello top del mercato, in quanto che hanno caratteristiche di affidabilità, di facilità di riparazione, di sopravvivenza al guasto improvviso, che sono superiori a quanto è possibile riscontrare nel resto del mercato. Un altro aspetto interessante è la flessibilità, e poi concludo, data dalla possibilità certificata da SAP di partizionare queste macchine e quindi di utilizzare più ambienti nello stesso hardware, più ambienti di produzione di Sapana, ma anche altri ambienti eterogenei, e anche la capacità di integrarsi nel data center preesistente, quindi di riutilizzare lo storage che già c'è senza doverlo ricomprare e di riutilizzare la rete, l'infrastruttura di informatica già esistente presso il cliente. Questi sono alcuni dei vantaggi. Punti, l'elenco dei vari vantaggi.
E invece volevo chiederti, Simone, anche se hai anche tu un parere, un commento rispetto a questo tema. Certo, mi riaggancio soprattutto all'ultima novità che citava poco fa Alberto, no? Quella della virtualizzazione. Noi siamo un cloud provider, noi eroghiamo servizi basati su Sapana, tra l'altro siamo anche certificati SAP da recentemente su questo tipico servizio, e grazie a queste nuove tecnologie che citava appunto Alberto è possibile utilizzare gli ambienti Power per creare più partizioni all'interno dello stesso server per soddisfare richieste di cariche anche differenti. Questa è una novità importante che probabilmente ci darà anche la possibilità di rendere molto più competitiva la nostra offering, e quindi diciamo che va esattamente nella direzione non solo del cliente finale, ma anche per chi come noi offriamo servizi per aiutare i clienti a usufruire queste piattaforme. Certo, anche dal vostro punto di vista. Certo. Ecco, mettendoci un attimo nell'ottica di un vostro potenziale cliente, Sapana è disponibile sia in versione on-premise che cloud. La scelta di una o l'altra tecnologia chiaramente è più semplice se si è una startup, diventa più complessa se invece si ha un legacy, quindi c'è uno storico con cui si ha a che fare e da dover gestire. Come le aziende possono, quali sono i punti che le aziende devono tenere in considerazione per orientarsi rispetto a questa scelta? È un'ottima domanda, perché questa mette, cioè, è un punto di vista che coinvolge praticamente tutti i clienti che ci stanno coinvolgendo. Lo dico perché normalmente noi siamo in grado di aiutare il cliente sia a realizzare i progetti in casa propria se ne ha la necessità, oppure erogando servizi presso il nostro, dal nostro data center nella modalità classica cloud oriented. Molto spesso i clienti ci chiedono entrambe le soluzioni perché c'è un po' di confusione, però secondo noi questo è un momento di trasformazione importante anche per andare verso questo diciamo modello più flessibile, che è quello dell'erogazione dei servizi, anche se, ripeto, noi se il cliente vuole possiamo aiutarlo sia in una direzione che nell'altra. Aggiungo che la tecnologia IBM Power non chiude nessuna di queste due possibilità, anzi per quei clienti che hanno già piattaforma Power, ce ne sono tanti, la possibilità di avere finalmente l'ANA on Power può offrire, diciamo, una soluzione veramente molto interessante. Certo. Quindi è possibile muoversi con una certa agilità. Sì. E anche tu, Alberto, se puoi darci un parere su questo aspetto. Certo, volentieri. Questa domanda mi dà l'occasione di ricordare il secondo punto, diciamo, che ha guidato la progettazione di questi sistemi. Sono stati progettati, abbiamo già detto, per il big data, quindi per gestire grandi masse di dati, ma anche per offrire una economia nell'utilizzo in ambiente cloud superiore rispetto a quella di tanti altri nostri concorrenti. Grazie all'ausilio di un framework software è possibile integrare queste macchine in quello che l'IBM vede come l'ambiente cloud più indicato per l'azienda, cioè cloud ibrido, e quindi sarà possibile eseguire una parte degli applicativi localmente, magari mantenere i dati localmente, e ciò che è meno strategico oppure che comunque è più interessante eseguire in cloud, eseguirlo in un ambiente di cloud, il tutto sotto il controllo di un unico pannello di controllo che permette di avere una visione integrata del cloud ibrido stesso. Questa sarebbe un po' la visione, strategicamente la visione di IBM. Cloud ibrido che peraltro per molte aziende è davvero una soluzione che spesso viene ricercata. Certo, è di interesse di molti, anche le ricerche di mercato hanno mostrato che è accolta da molti ambiti aziendali. D'accordo, vi ringrazio molto. E saluto da parte di 01.